Diciamo, è stato un bando del 2012 fatto dall'ASI. L'ASI ha diverse tipologie di bando, per attività di ricerca sulla Terra e attività di ricerca sull'ISS. Questa era specifica per attività di ricerca nello spazio. Vi partecipammo e la possibilità di... abbiamo vinto, se vogliamo, questo bando e ci ha dato la possibilità di sperimentarlo col lancio di Nespoli. L'idea di fondo è di costruire un sistema di protezione contro le radiazioni in caso di evento solare, che è una condizione di radiazioni molto intense, usando il materiale a disposizione sulla stazione spaziale e soprattutto tenendo conto che non si può aumentare più di tanto la massa di ciò che viene lanciato. Quindi l'ideale è usare quello che c'è. E se quello che c'è è l'acqua e quest'acqua può essere poi riciclata e l'acqua è anche un buon materiale per la radiopote, per le schermature, perché no? Quello che sappiamo è che nello spazio ci sono due grandi famiglie di radiazioni. La radiazione galattica, da cui sostanzialmente è pressoché impossibile proteggersi. Ogni tanto, che può accadere in modo assolutamente non prevedibile, ci sono queste irraggiamenti da parte del Sole molto molto intensi, per cui è possibile proteggersi perché l'energia è molto più bassa. Allora vengono costruiti dei sistemi di protezione dentro la navetta spaziale, però rimane un problema di fondo. Quando c'è un evento solare ci sono anche molti protoni che arrivano, al di là di cosa siano questi protoni, questi possono provocare anche dei danni alla strumentazione. Noi ci occupiamo soprattutto di effetti biologici della radiazione. L'acqua è un ottimo materiale schermante. È un ottimo materiale schermante, significa che ha una buona capacità di ridurre la radiazione, di fermare la radiazione, e questo perché è ricca di idrogeno. Quindi tutti i materiali ricchi di idrogeno sono in realtà buoni materiali schermanti e quindi ha il massimo rapporto di elettroni su numero di nucleoni all'interno del nucleo. Questo rapporto è massimo per gli elementi leggeri e diventa pian piano più piccolo man mano che l'elemento diventa più pesante. Un'altra buona capacità è quella di non rompersi, proprio trattandosi di un elemento leggero. Un rischio che si ha quando ci si scherma dalla radiazione con dei materiali più pesanti è che la radiazione primaria venga stoppata dal materiale schermante, ma che le interazioni producano degli altri frammenti. Questi altri frammenti a loro volta possono causare danni alle persone esposte, quindi in ambiente spaziale. I raggi cosmici che impattano sullo shielding, sul materiale del veicolo, causano una frammentazione, si frammentano e questi ioni secondari vanno poi a danneggiare gli astronauti all'interno del veicolo. Il prototipo è stato sviluppato principalmente da parte di due realtà aziendali. Aviotech si è occupato della realizzazione della giacca in termini di tessuto. Quindi la giacca è una giacca senza maniche, una specie di gilet, in un tessuto che si chiama Nomex, che è utilizzato in ambito spaziale. Questo gilet contiene degli alloggiamenti all'interno dei quali vengono inseriti questi contenitori d'acqua. I contenitori d'acqua e il sistema di tuberia che collega questi contenitori sono stati invece realizzati da Ares Cosmo. Quindi il tutto supervisionato chiaramente da Thales Alenia Space e la realizzazione prevede per l'appunto che all'interno di questo gilet vengano inseriti questi contenitori che hanno un sistema idraulico, sono tutti interconnessi e possono essere collegati al dispenser di acqua di bordo per essere riempiti. È un test di vestibilità di questa giacca, nel senso che noi chiaramente stiamo lavorando in stazione spaziale in assenza di gravità, ciò non toglie che la giacca costituisce un aumento di massa per l'astronauta che va ad indossare circa 22 litri d'acqua. Quindi ci aspettiamo che le interfacce di funzionamento che abbiamo predisposto per il carico e lo scarico funzionino, che durante il test di vestibilità Paolo Nespoli si trovi, diciamo, a proprio agio indossando questa giacca, che non si senta limitato nei movimenti e che ci dica ad esempio che potrebbe essere pensabile indossare dispositivi simili per periodi più lunghi. Quindi una delle possibili prospettive potrebbe essere sia migliorare il design
design del prototipo, ad esempio distribuire l'acqua in modo più ergonomico, fare un design che sia ancora più adattato alla persona che va poi a indossare la giacca, sia invece l'idea di inventare dei dispositivi diversi, ma che agiscono sulla base degli stessi principi. Quello che succederà a bordo della stazione spaziale in una seconda fase invece del progetto Perseo è una misura di riduzione di dose che verrà fatta accoppiando Perseo a un altro esperimento a bordo della stazione spaziale, che è l'esperimento Altea-Lidal, gestito dall'Università di Roma Tor Vergata.